Amiche e amici di Endio Channel, bentornati al nuovo episodio dedicato a Crusader Kings 3 con la Sardegna, finalmente, non più soltanto giudicato di Gallura. Nello scorso episodio, l'Arconte Goblenu è diventato da bambino praticamente il responsabile del giudicato di Gallura, il giudice, dopo la morte di Arzocco con la treccia. O professore, lo dico in napoletano, ma mi direte in sardo come si dice professore. Anche perché in napoletano non ha molto senso in Gallura. Comunque, il ragazzo è imprevedibile, però generoso, è una persona di cui si può fidare, è una persona leale, è abbastanza interessato all'amministrazione, ma stranamente, nonostante tutto, ha una buona propensione diplomatica. Era romanesco da giovane, tanto che quando ha scoperto che Sassari era stata data dal suo fratellino, l'ha invaso, ha conquistato Sassari, ma la presa di Sassari, che è costata qualche vita di qualche poca guardia, è valsa la pena perché poi lo zio Costanzo e lo zio Felictu hanno accettato di farsi vassallizzare e con l'abilità già amministrativa del giovanotto si è fondato come si chiama? L'Arconato di Sardegna, che io ho tradotto in italiano perché era Sardinia originariamente. Ora, che cosa succede? Succede che però io non posso permettermi di tenere gli zii fuori dal governo, perché sennò questi mi fanno la rivoluzione. E quindi io credo che Monica non la vado a togliere, perché non penso di mettere. Vediamo un po', Felicto è un 5, Costanzo è un 5. Però vedete che Costanzo potrebbe diventare il nostro diplomatico. Felicto, ragazzi, fa veramente schifo. Fa veramente schifo. Se io ne metto uno, al posto del cancelliere metto, ragazzi, è terribile. Costanzo, lo zio. Il nostro cancelliere ovviamente se la prenderà parecchio, però almeno abbiamo uno dei due zii al governo e quindi facciamo una cosa un pochino così, come dire, una manovra un po' democristiana, no? Non accontentiamo tutti, ma non scontentiamo tutti. Quindi vedete che Costanzo adesso con 32 punti è abbastanza felice. Qui noi andiamo a migliorare le relazioni con la diplomazia, punto. Che il vescovo è contento, la spymaster è contenta. Miglioriamo le relazioni con lo zio infelice, con la diplomazia, un altro lo mettiamo al governo e si inizia così. Il regno di Sardegna inizia così la sua storia, nell'anno del Signore 894. Benissimo. Vi faccio vedere anche il dominio che abbiamo scelto. Amministrazione. Focus sul, sì, ho detto il dominio che abbiamo scelto, vuol dire lo stile di vita è il dominio, quindi responsabilità sul popolo e sul territorio che abbiamo. Adesso Cagliari non è più la capitale, cioè non è mai stata la capitale. E qualcuno mi diceva di chiamarla Sant'Ilia o Santa. C'era qualcuno negli scorsi episodi, un abbonato, mi diceva chiamala in un modo particolare perché prima che fosse distrutta dai Pisani, la vera prima capitale della Sardegna non era Cagliari. Io che sono un po' ignorante in storia, tanto lo ringrazio ancora. Me la devo andare a studiare questa parte. Per il momento lascio per. Non cambio i nomi delle regioni, ho cambiato semplicemente il nome dell'Arconato. E comunque vi volevo far vedere che Olbia adesso è un 8 di sviluppo, finalmente. Sì, Olbia, buona. Sì, Olbia. Ha un 8 di sviluppo, è paragonabile. Potremmo diventare molto amici con nostro zio. Bene, è paragonabile. Fammi prendere lo sviluppo. Fatemi vedere un attimino se riesco a migliorare le relazioni. Con calma, poi guardiamo lo sviluppo. No time for bed. Un 8 più o meno. È come Parma. Abbiamo perso le relazioni, merda. Come Parma, come Prato, come Macerata. Insomma, inizia a essere ovvia una città media italiana. Come sviluppo. Dobbiamo ancora investire molto se vogliamo che
la città fiorisca. Ok, e vedete che infatti adesso Felictor è abbastanza scontento. Però è soltanto meno 10. Short rain meno 16, questo andrà a migliorare. Once a sitting council, title claimant. Ah, però guardate, è una persona umile, è una persona indecisa anche lui, è vendicativa, però umile, pensatore e medico, forse non rompe le palle con il claim. Quindi ho fatto bene a non dargli un ruolo politico. Allora, catene della lealtà, imparare le lingue è più facile, efficienza degli affari domestici più 25%. Se imparare le lingue è più facile, posso imparare una lingua tipo 6 anni ci metto a imparare l'italiano volgare. Andiamo col Papa a imparare l'italiano volgare, che questo dovrà farlo suo padre. Questo mi dovrebbe migliorare per la diplomazia con il resto d'Italia. Perché se poi tu vai, che so, a Verona, fare un'alleanza. Tu parli sardo, questo mi parla veronese, capite? Un casino. Che bel simpaticone questo con tutta la lebbra. Sì, ok. Non ci andiamo a Verona per il momento. Bella città, bellissima, però al momento non ci andiamo. Andiamo a dare un'occhiata al lavoro che stanno facendo. Ecco, non me ne ero neanche accorto di sta cosa. Qui abbiamo un altro powerful vassal, il curatore di Porto Torres. Diventa lui il nostro maresciallo, che tra l'altro, ecco, ha sistemato adesso il controllo di Sassari. Ok, mettiamo Train Commanders. Ok, perfetto. Ok, c'è un lago di carpe. Se siamo interessati ne posso costruire uno. Magnificent Fish Pond. No, 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 non voglio buttare via del denaro perché questo denaro ci servirà. Prima di tutto, la mia idea è quella di tornare ad Olbia. Abbiamo soltanto uno slot di costruzione perché la città è piccola. Mi piacerebbe fare un porto commerciale che vada ad aumentare lo sviluppo e le tasse. Dopo che abbiamo fatto i campi di grano, direi che ci serve. E poi vi faccio vedere un'altra cosa che stavo guardando. Per creare il regno della Sardegna, in realtà noi abbiamo già abbastanza con te, ma ci mancano i ducati. Dobbiamo prendere anche la Corsica. Però al momento credo che questo sovrano si voglia concentrare molto sulla Sardegna e non abbia intenzione di fare chissà quale conquista. Tanto Monica è morta la physician ed è morta anche la spy master. Allora, facciamo una cosa. Andiamo a cercare le persone. Andiamo nel character finder e andiamo a cercare persone che abbiano tratto physician. Ce la posso fare? Novice va bene. Felicto in realtà, però non può diventare il mio. Non gli posso dare un ruolo come medico. E se non faccio novice, vediamo un po' se cerchiamo su. Ah no, sono tutti novice physician questi. Va bene, facciamo una cosa. Andiamo a cercare. Quindi, ad esempio, c'è un certo Gaine de Bosa che a 43 anni ha un ottimo valore nella conoscenza. Andiamo a vedere quest'uomo. Non è sposato, è unlanded. Lo posso invitare a corte, ma non verrà. Proviamo. Eh no, non riusciamo a farlo sposare. Questo è un peccato perché. Eh no, 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 no. Non
Non posso. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Yoshia potrebbe diventare core physician. Perché no? È la mia corte. Forse devo prenderlo da qua. Ma certo che posso prendere Yoshia. Assolutamente sì. Diventa lui il mio medico. Adesso però devo trovare un maestro delle ombre che non sia proprio incapace. Quest'uomo no, quest'uomo sarebbe un buon comandante, ma probabilmente costa molto. 100, non voglio. Caterina è la più... Ecco lei che potrebbe fare meglio. Oppure Felictu, che però sì, sarebbe contento chiaramente, ma fa cagare. Scusate il termine. Ma avere una persona umile, che cosa succede se io qui metto una stella massa così bassa? Che se qualcuno cerca di ammazzarmi, mi ammazza. Però io ho il tratto. Io mi fido e sono leale. Dai, zio, ti avevo promesso un ruolo al governo. Eccolo qua, Spy Master. Non uccidermi. Non uccidermi. Dobbiamo creare una grande... Make Sardegna Great Again, giusto? Secondo me ammazza. Però secondo me ha anche senso fare così, cosa dite? E questa? Poverina, non l'ha messa benissimo. Diamo un'occhiata se possiamo far sposare i nostri consiglieri, perché ragazzi... Oh, nostra madre! Signori, la madre del nostro Arconte è passata miglior vita. E questa? No, no, nuovo religious head dei Bori. Popolo un po' lontano della Sardegna, penso. Allora, veniamo a noi adesso, parliamo un po' di business. Iniziamo a dire... Building construction al 21%, sì. Caro Yoshia, adesso mi costruisci anche il tradeport, vai. Quindi praticamente adesso in 17 mesi avremo il nostro primo porto commerciale ad Olbia. È veramente spettacolare Yoshia. Ma non ha avuto figli? Ma perché? Perché è cornuto. Mi spiace, ma... Mi sa che è un po' cornuto. Boh. Oh oh, Costanzo se la sta facendo con una cortigiana che ho appena fatto sposare al mio cavaliere. That's not good. A proposito di sposarsi, non posso ancora, eh? Non posso ancora sposarmi? Va bene. Perché sono curioso. Allora, prossima perk likable. Lo prendiamo subito. Così abbiamo delle relazioni. Insomma, i nostri vassalli saranno contenti. E voglio vedere se. Avevamo un invito, vabbè. Ah, Learn language, an amorous misunderstanding. Eh? Possiamo andare a letto con Austina. Ma
No, non posso, dai. Facciamo adesso. Che ci stiamo appena. Cioè, ci stiamo sposando con Partena di Napoli, dai. Siamo appena sposati, ragazzi. L'arconessa Partena di Sardegna. Oh, yes. E adesso la convertiamo al cattolicesimo, vero? Posso. Cosa? Interessante. Adesso però proviamo a fare la seduzione. No, proviamo a fare la romance. Addirittura peggio. Niente, sarà matrimonio di convenienza allora. Vediamo un po'. Gran torneo dove? Marziale? No, scusate, ho cliccato quello sbagliato. È una gara di corsa ai cavalli. In Ungheria siamo stati invitati. Noi abbiamo 7 in prowess, ma siamo dei buoni diplomatici. Per andare in Ungheria però si arriva troppo tardi, a meno che io non prendo un caravan master. A questo punto Teodotos. Lo appuntiamo. E poi facciamo capitani esperti per il mare. Vediamo quanto ci costa per una roba del genere. E le guardie mercenarie per la terra. Arriveremo il giorno dopo. Che sfortuna. Peccato. Niente, non possiamo andarci. Niente. È la vita. Intanto qua possiamo andare a Sassari. Anzi, Sassari per adesso è poco sviluppata. Andiamo ad Oristano. Ecco perché guadagniamo più soldi, perché abbiamo degli ottimi campi. Tradeport, anche qua. Siamo dei costruttori, siamo degli amministratori. Con i soldi che facciamo adesso facciamo dei porti commerciali. E intanto Migali è diventato un buon comandante, perfetto. Proviamo a farlo sposare. Niente. Ma secondo me io. No, nulla. Nulla. Ho sbagliato. Ah sì. Uso sempre la stessa opzione. Ho vinto. Tiè. Uso sempre la stessa opzione. Vediamo qual è l'ospite degno di nota che è venuto a corte. Outstanding Commander. Migali de Boza. L'Andronf non è male. Quanto mi costa reclutarlo? 100, mamma mia. Mamma mia, non dico altro. Allora, Onorio ci vuole invitare a Viterbo. È una gara di lotta. No, questa non ci interessa. Anche se uno dice potresti fare un po' di. Potresti fare un pochino di. Ma sì, dai, andiamo. Andiamo, ragazzi. Andiamo al torneo in Vaticano. Anche se siamo degli amministratori e siamo stati invitati. Abbiamo il trust in lui e abbiamo la diplomazia alta. C'è da andare a Roma. Sì, scusate, non a Roma. E visto che arriviamo prima, cosa facciamo? Andiamo al villaggio. Andiamo al villaggio a vedere come gestiscono qui le cose, il business. Allora. Sto leggendo. Questo stranissimo figuro ci blocca per la strada, ci offre una moneta strana, rossa.
e ci dice che tornerà a riprendere, è molto importante per lui. I will keep this for you, perché noi siamo trusting, quindi la accettiamo. Allora, dal momento che io ho la possibilità di fare un po' di amicizie, proviamo a vedere se partecipando a questo torneo con l'intenzione di farmi amico il Papa, riesco a creare delle buone relazioni con Roma. Intanto abbiamo trovato un nuovo generale. Dai! Siamo riusciti. Ma questa è una figata pazzesca, signori. Signori, siamo riusciti a imparare l'italiano finalmente. Parliamo italiano. E wrestling. You're engaged in wrestling in 18 days. Va bene, togliamo una pausa. Se posso. Ci chiameranno quando toccherà noi, no? Ah, devo cliccare su Interesting Ground, mi stava dicendo cosa sta succedendo. Per questo non potevo togliere la pausa. Scusate. Ok, Guaimar va in finale di Salerno. C'ha un 8 in combattimento, cioè. Sta gente è abbastanza scarsina. Ma quindi io non sto combattendo, visto? Sono qui soltanto per guardare. Ho incontrato il Mufti del Cairo. Gli offriamo da bere. Allora, chi è che ha vinto alla fine? Il Duca Gentile di Pisa ha vinto, che c'ha un 20 in combattimento. Ci sta. E guardate qua. Visto che noi abbiamo passato il tempo a guardare il torneo con il Papa, guadagniamo 600 prestigio, perdiamo stress. E il Duca Gentile diventa. Vabbè, si è guadagnato. No, 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 scusate, scusate, ho detto una cazzata. È onorio che si è guadagnato onori e glorie. Io, il Papa, io non sono sicuro di aver guadagnato niente. Io sono stato semplicemente un guest, ma non ho guadagnato niente. Se non che ho imparato l'italiano, ma quella era una cosa che stavo già studiando prima. Ok, l'unica cosa che forse abbiamo migliorato è l'esperienza dei viaggi, però non riesco a vederla. Abbiamo guadagnato prestigio. No, non l'abbiamo guadagnato noi, l'ha guadagnato Felictu, il nostro zio. Interessante sta storia. Fatemi vedere una cosa, visto che siamo diventati capo della cultura. Come sardi siamo Stalwart Defender, praticamente ottimi difensori. Vincere le guerre difensive ci fa guadagnare più oro e più prestigio. Isolazionisti. No! Signori, siamo posseduti. Siamo posseduti. Questi isolazionisti non mi piace tantissimo, ma se siamo così, potremmo cambiare isolazionista, ma ci serve un sacco di prestigio, guardate. Potremmo fare però prima o poi, quando avremo tantissimo prestigio. Allora, posseduto ci abbassa un po' la salute, ci abbassa l'attrazione, ma ci dà 10% esperienza e opinione degli altri posseduti, ok? Questa è bella. Ok,
Ok ragazzi, abbiamo guadagnato un claim sul giudicato di vecchio. Bonifacio e vecchio. L'Arconte Bonifacio di Corsica ha più o meno 1000 uomini, però è alleato con Spoleto e Toscana. Ammazza. Dichiarare guerra a questo equivale un po' a un suicidio. Però è interessante che abbiamo guadagnato il claim senza colpo ferire. Intanto, ragazzi, qui ad Oristano abbiamo il nostro secondo porto commerciale. E vi ricordate che all'inizio dell'episodio scorso guadagnavamo meno di un ducato al mese, adesso ne facciamo quasi quattro. Quindi ci sta che le riformine stiano funzionando. Perfetto. Magari potremmo investire anche in un po' di... Allora, opinione dei consiglieri più 20, anche questo mi piace molto. Questo ovviamente ci va a dare un governo molto molto solido. Inizio a chiedermi, ma sta Sicilia? Servirebbe un erede fanatico religioso che vuole liberare la Sicilia dai saraceni. Servirebbe proprio, però adesso non abbiamo ancora fatto bambini qua, eh. La nostra mogliettina è eterosessuale, così come lo è il nostro sposino. Perché non fate figli? Prova a farla veramente sta seduzione, allora. La voce della ragione. È un piccolo evento non troppo importante. Ok. Intanto diamo un'occhiata al mondo. Inghilterra si sta espandendo. Lyon si sta espandendo molto bene. La West Francia e la East Francia. Si stanno un pochino tornando indietro. Intanto è morto il cancelliere, è morto il nostro zio, mi pare. E siamo nella merda perché ok, posso mettere il maresciallo lo faccio diventare cancelliere e Cristoforo De Zor diventa nuovo maresciallo. Pazzesco. Quello che volevo dire è che l'unica regione che non si è più riunificata dopo la morte del sovrano è Nord Italia. Ui. Qui paghiamo 50 ducati per cercare di fare colpo sulla nostra moglie. Vediamo se funziona questo schema. Non male, non male questa via dell'amministratore. Mi sta piacendo molto. Voi cosa ne pensate? Questo Arconte Gubleno vi piace di più del padre Arzocco oppure vi manca Arzocco lo studioso che andava a Roma all'università? Non lo so, mi direte cosa ne pensate. Intanto torniamo ad Oristano per vedere se potrei migliorare le torri e le mura. Che ovviamente va ad aumentare anche le tasse e un sacco di cosucce. La guarnigione, il veo dei forti. Qua già ce l'abbiamo. Addirittura qui abbiamo i bastioni. A Sassari non credo. Proprio nulla.
A Sassari faremo un forte sulla collina. E anche perché qui è abbastanza, è meno sviluppata Sassari. Allora, Reading Incuratori Evolvia. Vediamo che tipa è questa, giusta, Iraconda, testarda, ombra, amazzone. Let's be entertained, allora. Ok, abbiamo sbloccato, ragazzi, Smoldering Chemistry. Pare proprio che adesso il nostro complotto per sedurre la nostra moglie stia andando molto bene. Se serve un complotto per sedurre la moglie, diciamo così, il nostro flirt suona meglio. Allora, a Novara c'è un torneo. Duelli, na 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 na. No, 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 no. Un'altra isola che potremmo provare a conquistare, a liberare, è quella di Maiorca. Quella di Maiorca potrebbe essere a sua volta molto interessante. Oh, perfetto, ragazzi. Siamo riusciti con la seduzione. Siamo riusciti con la seduzione della nostra moglie. Proviamo con Romance. E poi vediamo come va. Allora, aumentiamo le leve. Io direi di chiudere qui l'episodio, ragazzi. Sono sempre più contento di come vanno le cose qui, insomma, a casa nostra e nell'arconato di Sardegna. La cosa che mi preoccupa di più è l'assenza di eredi, perché adesso il nostro sovrano ha 29 anni. E però vedremo un po' quello che succederà se la nostra mogliettina, che ha 21 anni, tanto con Amazzone dovrebbe avere anche una certa, insomma, predisposizione all'attività fisica. Speriamo che prima o poi la usino. Vi ringrazio, vi auguro una fantastica giornata o serata, e se il video vi è piaciuto non dimenticate un pollice in su. A presto!